Ciao! Allora, Coccolove, sono stata taggata da Ombretta Carnicelli. Ciao tesoro, ti seguo sempre con tanto piacere, sei simpaticissima e mi piace sempre vedere i tuoi video. Come ideato da Luciana del canale Luelle, che seguo tanto anche lei. Allora, bellissimo video tag, prima di tutto. Per noi amanti della profumazione al cocco, ovviamente qualcosa sarà associato anche alla vaniglia, vaniglia cocco, che sono le note che amo di più. E vi faccio vedere che cosa ho io in uso attualmente alla profumazione di cocco. Allora, partiamo da bagnoschiuma. Bagnoschiuma ho scoperto una cosa meravigliosa che non avevo veramente mai acquistato, mai provato, me ne sono innamorata. In questo caso io ho la mousse doccia di Dove con olio di cocco, eccola qua. È una coccola perché è una schiuma morbida, idratante, perché poi Dove, secondo me, nell'idratazione non pecca mai. Ma è una coccola veramente, questa schiuma bella spessa che deterge il corpo ma allo stesso tempo lo idrata con questa profumazione di cocco, ma non solo cocco, il cocco si sente mo molto perché secondo me qua c'è anche un che di fiorito, ma sempre con una nota al cocco che accompagna questa fragranza, ma è bellissima la sensazione che dà sul corpo e su di me resta abbastanza la profumazione di cocco dopo la doccia, buonissimo. È anche famosissimo qui su YouTube. L'altro bagnoschiuma che voglio farvi vedere è una delizia, una delizia. Questo l'ho trovato da Douglas. Ed è I Love Coconut and Cream. Qui abbiamo cocco e vaniglia, un bel boccione da quanto? Vediamo un attimo se ci vedo. Da 500 ml, eccolo qui. Questo è fantastico. A parte lasciare la pelle morbidissima, ha un profumo che a me viene quasi da associarlo al cioccolato bianco, al Bounty, perché ha, secondo me, un budino alla vaniglia aromatizzato leggermente al cocco. Forse la vince un pochino di più la vaniglia, ma quella nota di cocco si percepisce, si sente poca poca, ma si sente. Io questo qui, ragazzi, ragazze, se vi piace il cocco, se vi piace la vaniglia, provatelo, provatelo. È fantastico e anche questo a me rimane molto sulla pelle, molto, sì. Poi, sempre da Douglas, scrub corpo delicato, uno scrub corpo in gel. I granetti sono molto, ma molto, molto sottili ed è Le Delicious Scrub dolce al cocco e vaniglia, anche questo. Eccolo qua, di Douglas. Buonissimo. Anche lui ha ovviamente mi è arrivato ovunque, credo sul naso, sulla maglia, ma non importa. Anche lui ha un che di vanigliato e di cocco, è un bel mix, si sente il cocco, sì, si sente parecchio il cocco, un cocco non troppo dolce, qua, proprio un cocco acerbo, è più un cocco esatto, acerbo, però è buonissimo ed è molto ma molto gentile, è uno scrub veramente da alternare a quegli scrub più scrubbanti, ecco. Carino da avere sotto la doccia. Sempre della stessa famiglia ho la crema mani di Dove,
Douglas, le Delicious, sempre cocco e vaniglia, che è questa qui. Questa è una cremina mani molto, ce l'ho anche su adesso perché è molto liquida, non è unta, mi si asciuga abbastanza bene, lascia quel sentore di cocco vaniglia leggero, delicato, non è pesante, ha un buon potere idratante, non nutriente, quindi non è per le mani molto secche, molto rovinate, ecco, è quella cremina da usare per mantenere l'idratazione che si ha già, ecco, non per riparare. Poi, ricordate questo profumo che mi aveva regalato la Commode d'Amélie Deborah? Questo è Mahana Parfum Oil. Io amo questo profumo. Roll-on rilascia appunto un olio profumato. Il suo profumo sulla mia pelle dura abbastanza. Si trova su, oddio mio, non mi ricordo il sito come si chiama, comunque mi verrà in mente, sullo stesso sito che si acquista questo profumo, troviamo anche l'olio corpo, sempre Mahana, della casa Lea Honey, Organic Coco Infusion. Spero di aver letto giusto. Allora, questo qui è un olio al cocco per il corpo usato su pelle bagnata, ovviamente è un olio e viene assorbito meglio, ma a me piace tanto usato sulla pelle asciutta perché il suo profumo mi dura di più e si sente di più. È la stessa profumazione del Roll-On che io ho quasi terminato e vi metterò qui sotto il link dove poter trovare questi prodotti, che comunque sono prodotti biologici di nicchia. Infatti il loro costo non è bassissimo, ma al momento non mi ricordo il sito. Poi, altri prodotti al cocco, abbiamo già parlato di questo profumo di Bottega Verde, che è un eau de toilette che su di me si sente parecchio e sa di cocco, sa di cocco. È un profumo dolce, goloso e persistente. È un eau de toilette appunto che su di me si sente molto. Buonissimo, buonissimo. Questo è un profumo al cocco che io amo. Io lo amo questo qui. È veramente un profumino che è una chicca. Poi, se li troviamo in offerta da Bottega Verde, li paghiamo veramente una decina di euro neanche. Questo per me è un profumino che ne vale molti di più. Poi, sono andata a fare acquisti d'acqua e sapone? No, da Liper Soap, da Liper Soap. Perché sono uscita dal lavoro, ce l'ho di fronte al lavoro, mi servivano delle saponette perché io continuo, come anticamente si faceva, a lavarmi le mani con le saponette, i panetti delle saponette. Ne ho comprate qualcheduna al sapone di Marsiglia, che è quello che prediligo, di Palmolive, e poi già che c'ero ho preso un Dove al cocco che ho in uso adesso, infatti è ancora bagnata perché l'ho infilata nella scatolina per farvela vedere. Le saponette Dove mi piacciono tantissimo anche sotto la doccia perché è vero, loro contengono un quarto di crema idratante, comunque non so se è un quarto, comunque ne contengono parecchia perché quando me le infilo sotto la doccia mi durano una settimana perché si sciolgono, tendono proprio a sciogliersi, ma si sente l'idratazione sulla pelle. Questa saponetta sa molto di Dove, la classica Dove,
con una punta cremosa di cocco. Niente di particolare, buona, buona. Preferisco la DAV normale, perfetto, mi sono insozzata perché si è sciolta sulle mie dita, calde, bollenti. Vabbè, fa niente. Poi, visto da altri video, ho detto, beh, proviamo a prendere questo ammorbidente. Quindi sono arrivata a casa, la prima cosa che ho fatto è ho attaccato una lavatrice di roba di colore perché io l'ammorbidente non lo metto per fare asciugamani, lenzuola, no, lo uso solo per gli indumenti che metto addosso sulle coperte, ma non su asciugamani che vanno a contatto, insomma, avete capito. Ho preso questo. Fabuloso concentrato al cocco, è una bomba, cioè io non pensavo profumasse così tanto la roba. Anche una volta, allora, una volta che la stendete, che rimane umida, si sente tantissimo. Penso che i miei vicini di casa abbiano sentito questo profumo. Una volta che la roba è asciutta, se la roba è di cotone si sente molto, se la roba è sintetica si sente niente, però si sente, è una profumazione molto fiorita, molto coccosa. È un buon profumo, cioè la roba sa di un buon profumo alla lontana cocco. Io ve lo faccio vedere perché l'indumento che prende bene la profumazione profuma parecchio. Poi, per ultimi sono i prodotti KR di Alchemilla che io amo. Io amo il balsamo di Alchemilla che contiene estratti di cocco e il suo profumo è cocco. Buonissimo, buonissimo, bellissimo effetto sui capelli perché non li appesantisce, li nutre, fantastico. Ed è appositamente per capelli ricci, quindi non può neanche appesantire troppo. E il gel modellante per capelli ricci, sempre KR di Alchemilla. Questi sono i prodotti che di più amo per i capelli di Alchemilla e sanno tutti e due di cocco. Perfetto, qui sotto troverete il link ovviamente di Luciana e di Ombretta. E il link di questo sito che non mi viene il nome, non mi viene, non mi viene, non mi viene. Io vi mando un grosso bacio, ovviamente siete taggati tutti coloro che a cui fa piacere fare questo video tag, se avete tanti prodottini al cocco, se amate il cocco, e sentitevi liberi di fare questo tag che è meraviglioso. Ciao!